c'è un famoso detto toscano che dice: le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Io sono livornese. Viceversa, a Livorno è esattamente il contrario, nel senso che le chiacchiere le porta via il vento, ma le biciclette le portano via i pisani. Ora poi, con la batosta che hanno preso, sono rimasti tutti talmente, come dire, stanchi, defraudati, a piedi, che hanno bisogno delle biciclette dei livornesi, a parte le ciance. Questo per dire che ora basta di far finta di andare in giro, di cercare porcini che non li troviamo. Questa volta il primo fungo è trovato, è visibile e ve lo metto a disposizione. Io in questo momento sono a 1 chilometro e poco meno di 400 metri d'altezza, che non è esattamente la stessa cosa di dire 1400 metri, perché 1 chilometro forse è anche qualcosa di più. Ora ve lo faccio vedere, ve lo scopro, non vi aspettate nulla di particolare. È un piccolo fungo, ma siccome è il primo, a me può sembrare anche un gigante, il gigante della foresta. Va bene? Ora ve lo faccio, ho portato anche una lente di ingrandimento per farvelo sembrare più grande. Questo è un porcino pinicola, come avevo anticipato, perché il posto è dei pinicola e quindi da ora in poi tutti i giorni saranno buoni. Io credo, per quanto ho sentito in giro, che questo sia il primo porcino che si trova a questa altezza. Io non siamo nei castagni, qui siamo sotto gli abeti, che è il tipico e caratteristico posto di questo tipo di funghi. Vediamo se lo avvicino ancora un po'. Si vede offuscato però. Torno un po' indietro. In breve, ragazzi, questo fungo, se lo lasciamo stare, nel giro di 4-5 giorni arriverà a un etto. Non credo che... Qui molta gente non viene, ma non credo che sarà intonso, perché ho già cominciato a vedere che c'è già un po' di arido e ci sono in giro delle lumache, ci sono in giro degli stercorari. Speriamo di no. Comunque, se anche mangeranno questo, da questo momento in poi questo posto darà i funghi e i porcini che sto agognando già da qualche mese. Se pensate che in questo posto il 31 di maggio scorso era ricoperto questo posto di neve, avete capito? Ecco fatto.